In centinaia, sabato e domenica, hanno partecipato alle giornate del FAI di primavera, che quest'anno, grazie alla collaborazione con la ASL regionale, ha potuto aprire le porte dell'ex ospedale psichiatrico di Maggiano. Il grande lavoro dei volontari del FAI è riuscito ad allestire una non-stop di visite sia all'interno dell'edificio principale, dove erano ospitati i pazienti, sia nelle stanze di Mario Tobino, oggi gestite dall'omonima fondazione che ha collaborato all'evento. Per tutte le giornate di sabato e domenica, i volontari e gli apprendisti ciceroni delle scuole superiori lucchesi hanno accompagnato i moltissimi visitatori alla scoperta di uno dei luoghi più significativi della Lucchesia. La speranza del FAI è che con questa rinnovata attenzione verso questo complesso si riesca a trovare le risorse per poterlo conservare e rendere fruibile. Il famoso discorso dei luoghi del cuore non sono luoghi del cuore perché sono belli, sono luoghi del cuore perché hanno un significato particolare per la memoria storica dei cittadini. Quindi io mi auguro che questo grande lavoro che ha messo in piedi il FAI per queste due giornate abbia un ritorno poi anche a livello di non solo di immagine, anche per la proprietà, ma proprio anche di smuovere qualcosa che ridia un significato a questo ambiente. Questa di Maggiano, insieme all'antico ospedale di Figline Serre Storie San Giovanni di Dio a Firenze, è stata un'apertura voluta dalla Regione Toscana insieme all'ASL. Abbiamo questi beni che purtroppo hanno bisogno anche di essere ristrutturati, poniamoci l'attenzione. L'ASL ha per questo proprio istituito l'art bonus per questi beni che altrimenti andrebbero perduti. Per creare un movimento di opinioni, un movimento di interesse, perché un patrimonio religioso, artistico, umano come questo non vada disperso.